Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato, l'ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, questa penombra di un bel fiore. Siamo praticamente pronti, quindi l'ultimo invito tutti quanti ad avvicinarvi. Buonasera a tutti, vi ringrazio, sono Daniele Pancello, nuovo presidente provinciale dell'ANPI di Ancona. Sono veramente onorato e felice di essere qui questa sera, è un'importantissima iniziativa, abbiamo alcuni ospiti importantissimi, ve li presento velocemente: il presidente nazionale dell'ANPI Carlos Muraglia, la presidente nazionale dell'ARCI Francesca Piavacci e il magistrato ed ex presidente della regione Marche Vito D'Ambrosio. Quindi è un'occasione veramente importantissima per tutti noi per affrontare ai massimi livelli un tema importante, affascinante, in un luogo bellissimo che ci ospita, nel cuore di Ancona, siamo nel porto, abbiamo una mentalità aperta, legata al lavoro, al futuro, allo sviluppo, ed è per questo che abbiamo scelto questo posto per parlare di Costituzione. È un argomento importante, tra qualche giorno saremo chiamati a votare sul referendum, e quindi è importante che questa sera affrontiamo, approfondiamo questi temi per spiegare con chiarezza quali sono le ragioni del no. Voglio aggiungere solo una piccola cosa importante, vorrei chiedere a tutti voi un minuto di silenzio per le vittime del terremoto, è una cosa che ci sta a cuore, tra poco inviterò sul palco il rappresentante dell'ARCI Castelfidardo. Circolo ARCI, assieme appunto all'ARCI nazionale, a tante altre associazioni, faremo delle iniziative culturali, ricreative proprie dell'ARCI nei luoghi colpiti dal sisma, in particolare ad Arquata del Tronto e a Pescara del Tronto a partire dalla prossima settimana. Vi ringraziamo per la solidarietà che ci avete espresso. Noi appunto faremo queste iniziative, chiunque vorrà partecipare sarà, diciamo, nella possibilità di farlo, e la prima sarà inaugurata domani ad Amatrice in territorio laziale, mentre, come dicevo, ad Arquata del Tronto saremo presenti giovedì tutto il giorno dalle 10 alle 20. E niente, vi lascio la parola e vi ringrazio. Lascio la parola a Vito D'Ambrosio che presenterà in modalità la serata. Buonasera a tutti. Io ringrazio molto Tamara
che mi ha chiesto di presentare questa serata, perché così mi ha dato l'occasione di rivedere dopo qualche anno Carlos Muraglia, che è stato mio vicino di stanza per 4 anni al Consiglio Superiore della Magistratura. Abbiamo combattuto tante battaglie, come diceva Falcone, in gran parte perdute, e però ecco, insomma, abbiamo amici comuni, ma soprattutto io ho potuto apprezzare le capacità di Carlo, che adesso ovviamente non sto ad elencare, anche perché Carlo è vivo e vegeto e quindi non è un coccodrillo quello che voglio fare io. E comincio dicendo subito una delle doti negative peggiori, più disastrose di Carlo. Carlo scrive in maniera illeggibile, totalmente illeggibile. Riusciva a interpretare la sua calligrafia soltanto una sua fidatissima e unica segretaria di studio a Milano, a cui mandava le sue note, perché poi lei le scriveva e le diffondeva. Ma a parte questo, che mi sembra una cosa così banale ma simpatica, devo dire che io un consiglio faticoso al nostro. Un consiglio faticoso, perché è un consiglio che comunque ha bocciato Falcone. Comunque. Ovviamente io, lui e tanti altri abbiamo votato per, ma abbiamo perso. Quindi è stato un consiglio negativo. Io non ho nessun dubbio a ritenere che sia stato un consiglio negativo. Ma se non altro mi è servito per ascoltare alcuni discorsi, alcune capacità di tenere insieme non solo il filo logico, ma anche il filo emozionale dei discorsi che abbiamo avuto in quel periodo. In quel periodo, tanto per non farci mancare nulla, abbiamo avuto anche Napoli, perché uno dei PM di Napoli faceva parte di quel Consiglio Superiore. Abbiamo cercato di mettere un po' di ordine in Calabria e poi abbiamo rinunciato, perché in Calabria secondo me è impossibile mettere ordine, purtroppo. Comunque abbiamo avuto un'esperienza per me formativa importante, importantissima. Ecco, una parte di questa esperienza è stata la vicinanza con Carlo Smuraglia, con il quale credo mai ci siamo divisi sul voto, forse mi pare di no. E comunque ecco, devo dire che tutto quello che mi era stato detto prima da comuni amici su Carlo si è rivelato fondato, e basta. E Francesca invece non la conoscevo proprio, ma come le ho detto prima, Francesca incarna un mio vissuto particolarmente caro, perché Francesca è la Presidente Nazionale dell'ARCI e è succeduta dopo un po' di anni ad una persona, appunto, come dico, particolarmente cara per tutta una serie di doti, una capacità rara di essere generoso, di essere umile, di lavorare in maniera incredibile, di non cercare il proscenio ma di fare un ruolo di suggeritore incredibilmente utile, che è stato Nazareno Re. E ecco, quindi è un po' un ritorno indietro, ma anche con un altro ritorno indietro, perché questa è la seconda volta che io mi trovo ad impegnarmi in un referendum confermativo. La prima volta è stato con quell'orrore che aveva partorito il governo Berlusconi all'epoca, e lo battemmo alla grande. Adesso mi auguro che succeda la stessa cosa. Però attenzione, leggevo oggi, ed è ormai una campagna che è partita alla grande, leggevo oggi che ci sono ben 2 grandi banche americane, la Goldman Sachs e la Morgan Stanley, che hanno dato incarico ai loro analisti di testare il probabile esito del referendum.
L'esito è stato che, secondo questi signori, il no vincerebbe con 65%, tutti quanti, ah, io magari neanche. Però attenzione, in coda c'è il veleno. Se vince il no, l'Italia diventa la peggio della Grecia, la paria, nessuno darà più un soldo, non ci guarderanno più in faccia e anche gli eventuali legami affettivi che ci saranno con gli italiani verranno ad essere sciolti perché l'Italia ha votato no. Valle ovviamente, non sono le uniche, ma sono quelle più pesanti. Perché? Perché su questa linea si trovano anche due importanti giornali finanziari, uno inglese. È carino parlare con questo accompagnamento musicale. Se riesco a riconoscere il motivo, poi mi trovo anche più in sintonia. Dicevo, due giornali, il Financial Times e il Wall Street Journal, che hanno fatto previsioni un mese fa circa, disastrose sull'Italia se perdesse il sì o se vincesse il no. Io francamente, devo dire la verità, non sono riuscito a capire quali sarebbero le catastrofiche conseguenze. Se la catastrofica conseguenza è la caduta del governo, alla quale non è dedicata, almeno per noi, almeno per me, io non sono d'accordo con il governo che ci governa attualmente. Spero di mandarlo a casa, ma non vincendo il referendum, ma in una tranquilla, pacifica, democratica, tradizionale, vecchia, prima che me la rottamino, procedura che è la procedura di andare al voto. Ma di andare al voto per eleggere o non eleggere quelli che ci dovranno governare, non sicuramente al referendum. Il referendum è una cosa diversa. Due battute soltanto. Il referendum, a me non piace perché i dati negativi principali che io ci ho visto è una concentrazione di potere spaventosa collegata poi con la legge elettorale, e l'altro passaggio è quindi una concentrazione di potere con un contemporaneo depotenziamento di quelli che potrebbero essere i contrappesi che ci sono nella nostra Costituzione. E l'altro elemento che trovo veramente difficile da capire è perché questo referendum è diventato fondamentale, come se l'Italia mangiasse pane al referendum. I nostri giovani non mangiano pane al referendum, mi piacerebbe tanto di mangiare un po' di pane guadagnato lavorando, ma non ci riesco. Il referendum su questo non inciderà per nulla. Allora, fatte queste premesse, vabbè, ci sono poi un sacco di altre amenità, ma quelle ve le risparmio, e sono qui ad ascoltare con attenzione, con l'amicizia di sempre, prima direi la narrazione di Carlo Smuraglia e poi quella di Francesca, che sicuramente ci diranno ulteriori motivi perché, uscendo di qui, siamo ancora più convinti non solo a votare no, ma una volta si diceva votate e fate votare, votate e fate votare. Di Carlo Smuraglia dirò una sola cosa, che è bianco. Grazie di queste parole dell'amico Vito. È vero, io sono d'Ancona, la conosco poco, ho tentato stasera a riconoscere la mia città perché io l'ho lasciato quando questa zona era una rovina. Dei bombardamenti, l'ho rivista in seguito con la rovina dei terremoti, eccetera. Adesso vedo tutta questa parte nuova, mi fa pensare che ancora possa rilanciarsi e avere il posto che merita nel quadro del nostro paese, perché tutto sommato io, quando mi capita di venire da queste parti, se vengo in macchina c'è un angolo, c'è un punto preciso, dopo Senigallia, in cui si fa una curva e poi si vede il Duomo da lontano. È un momento in cui mi emoziono perché c'è dentro un pezzo importante della mia vita. Ma stasera non siamo per ricordare i fatti che mi riguardano, ma per parlare di referendum. E dobbiamo parlare di referendum considerando che
Il referendum è un momento di altissima importanza attraverso il quale si esercita uno dei modi fondamentali della sovranità popolare, cioè il cittadino italiano è chiamato a dire, sia pure con un sì o con un no, se una cosa che ha fatto il Parlamento gli sta bene oppure no. Seguendo le vecchie regole, le regole tradizionali, questo sì e no dovrebbe essere su un quesito facile. Volete voi questo o non lo volete? Qui il solo titolo della legge che si mette in discussione, la riforma del Senato, è di 4 o 5 righe, perché il governo, che era partito con l'idea di mettere mano a questo cosiddetto bicameralismo perfetto, cioè correggere la perfezione, si fa per dire, dell'andirivieni Camera-Senato, Senato-Camera, eccetera, che secondo loro allungherebbe il procedimento legislativo. Poi si è ingolosito lungo la strada e invece di immaginare una soluzione che era a portata di mano e che avrebbe richiesto non più di una settimana di lavoro, cioè quella di differenziare un po' il lavoro delle due Camere mantenendo lo spirito originario, che era quello di avere pesi e contrapesi, una Camera e un Senato diversi che potessero votare e che, ricordiamocelo, alcuni servizi li hanno resi al Paese, perché ci sono alcune volte importanti nella storia della Repubblica in cui la Camera ha votato una legge, è andata al Senato, il Senato l'ha corretta e tutti hanno riconosciuto che era stato commesso un errore, meno male che c'era il Senato. Ricordo addirittura, perché sembra addirittura un paradosso questo, che all'inizio della legge elettorale, della discussione sulla legge elettorale, passò un emendamento che non era piaciuto al governo e proprio il Presidente del Consiglio disse in quell'occasione: beh, chi se ne frega, lo ripareremo al Senato. Allora ci vuole il bicameralismo, allora vuol dire che talvolta serve. Si trattava di correggerlo se era eccessivo, invece si è cominciato a dire: vogliamo l'occasione per fare una serie di altre cose, e cioè ridurre i costi della politica, mandare a casa un po' di parlamentari, cambiare il titolo quinto della Costituzione, che è quello che riguarda le autonomie, e così via. Per cui è diventata in qualche modo una Babele nella quale è difficile orientarsi, soprattutto è difficile orientarsi con un sì o un no, perché un sì o un no lo fanno ogni pochi mesi gli svizzeri. Volete che vengano ancora gli stranieri in Svizzera? Loro normalmente rispondono di no, ma è una risposta facile, o sì o no. Qui la cosa è un pochino più complicata, perché bisogna andare al cuore del problema e vedere qual è il significato di questa operazione che si vuole fare e vederlo al di là degli slogan, delle minacce, dei ricatti che si vogliono fare, ricordandoci che quello che conta è il merito. E il merito è: si riforma il Senato? E come si riforma? Perché a questo punto non si sta più correggendo il bicameralismo cosiddetto perfetto, si sta modificando il Senato in un modo tale che è una quasi abolizione del Senato. Quasi, dico quasi, perché la contraddizione più enorme di questa legge è il fatto che da un lato si riduce il numero dei senatori, si azzerano molti poteri che aveva il Senato attuale, lo si riduce a ben poco nel quadro generale, ma poi gli si danno alcuni poteri che invece sono importanti, per esempio di votare insieme alla Camera, perché allora il cameralismo ritorna, una serie di leggi di fondamentale importanza. E tutto questo a chi lo si fa fare? A un Senato, come si dice in Toscana, a mezzo tempo, in cui i senatori fanno altro, cioè fanno i sindaci, fanno i consiglieri regionali, e di quando in quando, non si è capito in che modo, 3 giorni alla settimana, 1 giorno, 2 volte al mese, non c'è scritto, vanno al Senato e di colpo nel tragitto tra il loro paese o la loro città diventano legislatori.
È una contraddizione enorme, perché il Senato, credetemi, non si può fare a mezzo tempo. Io ci sono stato 9 anni di Senato e vi dico che ho lavorato come un matto. Voi mi direte, vabbè, uno nasce stupido, ed è vero. Io sono fatto uno che mi sono sempre impegnato. Però vi dico che, volendo fare il senatore sul serio, io entravo al Senato una mattina e ne uscivo a tarda sera. E non riesco a concepire come si possa fare le leggi, alcune leggi fondamentali o altri provvedimenti, facendo un'altra cosa. Quando si prepara un sindaco o un consigliere regionale a fare una legge, la legge va studiata prima, va discussa in commissione, poi in assemblea. Bisogna sapere di che cosa si parla e come si fa se si fa un altro mestiere, o si fa male una cosa o l'altra. E c'è una riprova decisiva, secondo me. Io, quando sono entrato al Senato, ero professore universitario di ruolo. Per un po' di tempo ho fatto l'uno e l'altro, poi è arrivata una legge drastica che ha detto: chi fa il professore universitario deve scegliere se vuole fare il parlamentare, deve andare in aspettativa, perché non può fare le due cose contemporaneamente. Ora, questa regola dovrebbe valere a maggior ragione. Io, tutti quelli che conosco che fanno il sindaco, mi dicono che non fanno vita, perché il cittadino conosce il primo cittadino, che è il suo interlocutore, lo Stato è lontano, e quindi hanno continuamente cose da fare, eccetera, però a un certo punto dovrebbero dire: cittadini, aspettate, io vado per 3 giorni a Senato e magari anche di più. Cioè, è una cosa pazzesca, di una follia assoluta, perché contemporaneamente poi il Senato partecipa al voto per il Presidente della Repubblica, per il Consiglio Superiore della Magistratura, però guardate, non vota per esempio su una cosina importante, cioè la dichiarazione di guerra, la quale è rimessa soltanto alla Camera, che deve decidere a maggioranza assoluta, ma il Senato non viene interpellato. Vedete la contraddizione enorme? È un Senato, cioè una Camera alta come la chiamano in altri paesi, o è qualche cosa che è destinato a non funzionare mai? Oltretutto, se mi consentite una banalità, però ci conosciamo, sappiamo in che paese viviamo. Voi ritenete davvero che sarà possibile che i consiglieri regionali e i sindaci vadano in Senato gratis, perché non è prevista alcuna indennità? Io scommetto che dopo un po' di tempo arriverà una legge che dirà: beh, però questi qui, se si muovono nei loro paesi, che vanno a dargli una diaria. E allora quell'altro punto, che è nel titolo, la riduzione dei costi della politica, dove va a finire? E fermiamoci un attimo anche su quell'altra assurdità. Vogliono mandare a casa dei parlamentari? Bene, io dico, si possono mandare a casa dei parlamentari, se sono troppi, per esigenze di funzionamento, non per esigenze di risparmio, perché sulle istituzioni democratiche non si risparmia. In ogni caso, se si vuole dire possono farlo anche in meno questo lavoro, beh, la cosa più elementare è dire: riduciamo 200 deputati e 100 senatori, i conti tornano lo stesso. Se non lo si fa, se invece la Camera rimane di 630 e il Senato diventa di 95 più 5, ci deve essere una ragione, e la ragione ce la dà la legge elettorale. La legge elettorale dice che chi prende il premio di maggioranza, se supera il 40%, prende tutto, ha di colpo 340 deputati in più rispetto a quelli che conquista col voto, cioè acquista la maggioranza assoluta. Chi ha fatto questa legge pensava: beh, chi sarà quello che prende il premio di maggioranza e vincerà? Magari io. Dopodiché le cose sono un po' cambiate, perché siccome è previsto anche il ballottaggio, e nel ballottaggio non c'è un quorum, è venuto fuori che nel ballottaggio vince non chi prende il premio di maggioranza, ma vince chi ha più voti. E quello che ha più voti, anche uno più degli altri partiti, prende i 340 famosi. Per cui c'è questa situazione
stravagante del partito unico e comando e, peggio ancora, secondo alcuni, dell'uomo solo al comando, se si verificano determinate condizioni. Allora si capisce il disegno, si capisce perché non si potevano ridurre i parlamentari e i senatori. Bisognava dire, se funziona questa operazione, se cioè uno vince, prende tutto e diventa praticamente il padrone della Camera e in pratica il padrone del paese, bisogna che non abbia i tralci. Non ci può essere un Senato che dall'altra parte vota contro, vota diversamente, crea problemi, e allora in Senato bisogna ridurlo. Ma non si è avuto il coraggio di fare quello che, per esempio, per altre ragioni hanno fatto in altri paesi. Esistono dei paesi che hanno un sistema monocamerale, c'è una Camera sola, naturalmente con un sistema di pesi e di contrapesi, quindi con alcune garanzie. Non lo hanno fatto, hanno fatto questa finzione di mantenere in piedi il bicameralismo, però in questo modo, con un Senato che deve fare anche alcune cose importanti, ma altre non le fa, con un Senato che praticamente, quando fanno le leggi insieme, immaginate, 630 da una pagina e 100 dall'altra parte. Come si vota? Basta che la Camera decida, si vota così, tutti in fila, in quadranti, e i 100 senatori potranno togliersi il gusto di votare contro, ma non otterranno mai niente. Questo è il disegno che noi chiamiamo un disegno che è contrario alla sovranità popolare e alla democrazia. E questa è la ragione per la quale noi pensiamo che si tratti di un vero stravolgimento del disegno originario della Costituzione e che bisogna impedire in tutti i modi che questo disegno vada in porto, vincendo anche le resistenze di quelli che dicono però se vince il no che succede? C'è stato in un dibattito del nostro congresso in cui abbiamo discusso, si è alzato uno, me lo ricordo perché era altissimo, e che credendo di mettermi alle corde, perché tutti erano favorevoli al no, anch'io naturalmente, mi ha detto, ma lei ha mai riflettuto, ha pensato, che succede se vince il no? Lei cosa fa? E io ho detto, comprerò la bottiglia di spumante e la terrò alla... salvezza della Costituzione. Invece, gli altri cercano di inoculare ai cittadini italiani l'idea che se votiamo no e se vince il no succede il finimondo. Ma perché? Perché? Fra l'altro c'è una prova provata. Alcuni anni fa abbiamo fatto un referendum su un progetto di riforma della Costituzione che era, se è possibile, peggio ancora di questo, promosso da Berlusconi. Abbiamo fatto una bella campagna referendaria, abbiamo vinto, il referendum è stato bocciato. Vi ricordate che Berlusconi si è andato a casa? Manco per sogno, non è successo niente. È rimasto lì fino a quando, a un certo punto, ha dovuto dare le dimissioni per altri motivi, per la situazione economica, perché l'Europa incombeva, per tante altre ragioni. Allora non ci vengono a raccontare delle storie. Qui si deve votare sì o no, liberamente, a seconda del fatto che riteniamo che questa sia una buona legge, corrisponda alla democrazia, eccetera, allora votiamo sì. Se è una cattiva legge, fatta male, scritta malissimo, come dicono i migliori costituzionalisti, che per di più stravolge il sistema e dà meno potere al popolo sovrano, che è la cosa più importante, perché il popolo sovrano avrebbe bisogno di più partecipazione, di più potere, non che gli vengono tolti, e allora in questo caso si deve votare no, ed è la ragione per cui siamo schierati. Grazie Carlo. C'è qualche ulteriore noterella da mettere, perché il Senato sarà depotenziato, ma ci sarà, secondo me, sono facile proprio, uno sgomitare terribile per andare al Senato. Ma perché? Non perché ci saranno, anche secondo me ci sarà un inizio di rimborso spese che poi dopo diventeranno spese faraoniche, ma per una ragione banalissima, che chi va lì, semplicemente perché va lì,
acquisisce lo status di parlamentare con le garanzie e i privilegi che sono giusti, ma che non avrebbero se restassero come sono. Detto in parole molto semplici, un sindaco si può restare, un senatore no. E allora, siccome non si sa come e perché, ma questo è un paese nel quale non si risolve tutto con gli arresti, anzi quella è una via sbagliata, che si risolve tutto cercando di educare le persone, cercando di far capire che il ragionamento di io vado avanti perché ho un amico non può andare avanti perché poi c'è sempre un amico che è più potente dell'amico tuo. Ma comunque dicevo, questo discorso qui è un'altra delle orrende novità che poi si concentra in una sola. Sì, ci sarà un Senato organizzato, sì, ci saranno 95 senatori che sono 22 sindaci e il resto consiglieri regionali, ma come si eleggono non si sa. Non si sa ancora, cioè vi rendete conto che diventa un discorso, è demandato ad una legge futura. È vero che non c'è la legge elettorale nella Costituzione, ma è altrettanto vero che una riforma di questo tipo avrebbe richiesto un'indicazione molto più stringente delle indicazioni. Invece le indicazioni, se leggete, è inutile che io vi legga l'articolo, le indicazioni dei criteri ai quali poi si dovranno ispirare non si capisce quali siano. Non si capisce nemmeno se i consiglieri regionali dovranno limitarsi a fare i fedeli ripetitori del voto dei cittadini, nel qual caso si potrebbe parlare di un'elezione indiretta, o se invece decideranno del tutto autonomamente, del tutto secondo le varie centrali di potere. Allora a quel punto, ecco, come diceva Smuraglia, il cittadino sarà privato di poteri e anche ulteriormente gabbato, preso per i fondelli, ditelo come vi pare, io avrei un'espressione dura ma non la uso, perché gli si farà credere che invece questa riforma è fatta per aumentare i suoi poteri e per diminuire, diciamo, quello che è il peso della classe politica. Anche qui va. Sentiamo adesso Francesca che ci dice, l'ACI è un'altra delle organizzazioni che ha scelto di votare no, pur lasciando ovviamente, come ovvio, nessuno pensa di togliere la libertà, ma la scelta di un organismo è importante perché orienta e dovrebbe orientare non solo quelli che fanno parte dell'organismo, ma anche quelli che guardano questo tipo di organismo. Francesca, a te la parola. Sì. Intanto volevo ringraziare l'ANPI, ogni volta diciamo che ci troviamo, il Presidente nazionale, ma nel territorio abbiamo fatto tante iniziative. A un certo punto di questa campagna abbiamo proprio stipulato un patto ANCI-ANPI, perché ci proprio perché diciamo. Ci tornerò dopo su questo. Il senso dell'orientamento per il no da parte di un'associazione come la nostra, è un'associazione ricreativa, culturale, ma soprattutto fondata sul tema della partecipazione, della rappresentanza dei cittadini. E perché lo dico qui è un po' scontato, ma perché una delle cose che ci è stata contestata è stata: ma perché l'ANCI che fa i circoli creativi dovrebbe esprimersi di fronte a questo? Ora, al di là del fatto che l'ACI si è espressa in occasione, abbiamo partecipato nello scorso referendum, siamo stati in tante manifestazioni, ma credo che era il tema di oggi, la Costituzione sia qualcosa che riguarda tutti. E ritorno all'ANPI. L'ANPI e continua ad esprimere una solidarietà che noi abbiamo espresso anche pubblicamente, ma diciamo lo faccio anche per dare forza a Carlo in occasione del confronto nazionale che avverrà tra qualche giorno. Credo che con il Presidente del Consiglio, ovviamente ci siamo detti prima, ma è una battuta, diciamo, un confronto, di solito confronti non si fanno così, non si organizzano così, ma questo diciamo fa un po' parte dello stile, perché un confronto, si diceva prima battuta, che si è già immaginato perfino la fine, quindi dico io quando, dico io dove e dico anche finirà con un abbraccio. Ora lo dico per farvi un po'
diciamo, ridere perché sono toscana anch'io come Presidente del Consiglio, quindi diciamo è un modo un po' particolare. Però noi abbiamo espresso più volte, soprattutto diciamo per i primi toni, mi paiono un po' cambiati, però vediamo, che erano quelli molto virulenti, molto aggressivi, proprio nei confronti di quelle associazioni che al di là di come si schiera, ora non coincidono, no, le nostre scelte, ma per quello che rappresenta, per i valori che rappresenta, diciamo, va innanzitutto rispettata e ringraziata, indipendentemente, diciamo così, da quello. E la caduta di stile Casa Pound, avete visto tutti, diciamo, sta a dimostrare, a nostro parere, anche un po' il degrado, ecco, del pensiero rispetto a quali sono i valori fondanti che noi invece nomearci, che siamo nati appunto nella ricostruzione di questo paese subito dopo appunto la guerra, quindi un po' con la Costituzione, diciamo, come l'associazione si occupava del tempo libero dei cittadini, i sindacati si occupavano dei diritti dei lavoratori, si occupano i partiti, perché io vorrei approfondire questo tema, erano le associazioni, secondo l'articolo 49, di partecipazione politica. Qui invece uso un po' il passato, perché è evidente che ci sono state tante trasformazioni, e quindi se l'ANPI, l'associazione costituita da coloro che hanno fatto questo tipo di lavoro, parlo della Costituzione, hanno fatto dopo, in una fase appunto quella che raccontavate prima, che o meglio, in un mondo che doveva rinascere, uno sforzo grandissimo di trovare un minimo comune denominatore, il patto, diciamo, fondante tra i cittadini, facciamoci un po' di ripasso, e quindi lo hanno fatto con tante forze anche culturalmente diverse, no? Anche che fino al giorno prima probabilmente non si parlavano nemmeno, ci hanno messo anche un po' di tempo relativamente, hanno usato un metodo, perché vorrei integrare la parte sul contenuto, quella del metodo, e non fosse altro per le forzature invece questa partita, sia quella della legge elettorale, che vi ricordo essere stata votata con voto di fiducia, sia quella della riforma costituzionale, che ha incontrato nel percorso parlamentare una serie di forzature enormi, anche del sistema politico, comprese le sostituzioni di senatori nelle commissioni che dovevano votare qualcosa, compreso appunto la non discussione di emendamenti, compreso, non entro nel merito tecnico anche perché probabilmente voi due siete più pronti di me, ma con una forzatura grossa rispetto alla modifica di 47 articoli di quella Costituzione lì, cioè di quasi più di un terzo, cioè si è usato un metodo, e non lo dico anch'io, poi torno sul governo brevemente, per criticare, ma ci sarebbe da pensare, no, come questo governo, diciamo, è nella modalità di rappresentanza dei cittadini. Proposta del governo, durante le sedute si ricorda spesso l'ANPI della discussione della Costituzione, i banchi del governo erano deserti, il governo non partecipava alla discussione sulla Costituzione, quindi stravolgendo anche nel metodo una modalità, diciamo, di discussione e della modalità di affrontare una discussione della riforma della Costituzione, che pure in questi anni si è anche modificata, lo sappiamo, che già di per sé a un'associazione che fa partecipazione ha lasciato, diciamo così, usiamo il termine, stupiti, perché questo è il nodo che a noi interessa. Noi da anni denunciamo il tema della crisi della rappresentanza in questo paese, credo anche in tempi non sospetti, qui ci sono tanti compagni e compagni di Larci, nessuno si sogna di dire che oggi il fatto che vadano a votare così pochi cittadini sia qualcosa di positivo, nessuno non può non denunciare come il sistema politico italiano, l'etica decaduta, la corruzione, ci sia da riformare.
ma non è immaginabile e soprattutto non è, diciamo, onesto presentare ai cittadini il fatto che questo si possa correggere attraverso la modifica, diciamo, delle regole, attraverso la modifica di regole che invece erano state costruite, come è stato ben descritto prima, attraverso un sistema di pesi e contrappesi, di equilibri, di forme di democrazia diretta, perché si è intervenuti anche su quello, di diciamo, potere che i cittadini potevano esercitare attraverso il proprio voto, eleggendo i propri rappresentanti, che se negli anni, diciamo, qualcuno dice anche già negli anni, talvolta non rispettando a fondo la Costituzione, ma di sicuro questo ragionamento, e capisco anche complicato oggi, anche un po' controcorrente, no? Rispetto al tema che ha ben descritto prima Carlo dei costi della politica, ci sono dei temi che parlano alla pancia della velocità, della semplificazione, queste sono le parole chiave che stanno dietro a chi, ma se diciamo con gli occhi oggettivi anche di un'associazione che ogni giorno vede anche al proprio interno una crisi da questo punto di vista, no? Della relazione con la politica, immaginare che questo si possa fare attraverso il rafforzamento dei poteri dell'esecutivo e per certi versi integro quello che veniva detto del sistema politico, perché sia la legge elettorale quello integrale rispetto ai consigli regionali, è vero che non c'è un regolamento, mi posso permettere di dire che già oggi in alcuni consigli regionali si stanno facendo i conti, no? Perché su chi andrà, quanti ne andranno dell'opposizione e quanti ne andranno, ma il sistema, diciamo così, elettorale regionale, quello per cui i consiglieri arrivano lì, è diverso da quello nazionale. L'opposizione in qualche regione può essere un leghista come può essere uno di sinistra italiana, cioè capite che, diciamo, a oggi è un profilo veramente molto 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 poco chiaro, anche quello politico intendo dire, e poco, forse viene a dire, rappresentativo, oltre a tutte le cose dette, anche poco funzionale, perché è composto da persone che non lo fanno di lavoro e lo fanno a tempo perso e che appunto decidono su cose importanti, ma per esempio per noi dell'ACI è molto importante questa cosa citata, non decidono sulla dichiarazione di guerra, c'è qualcuno che dice che per immaginare lo scempio che potrebbe accadere bisognerebbe immaginarsi, diciamo, un mondo, un'Italia in cui vince un leader della destra, della destra proprio quella seria, diciamo, e usa quel sistema lì. Ci possiamo immaginare cose molto gravi che potrebbero accadere. Ma non è un tema di destra e di sinistra, è un tema, ripeto, diciamo, di stravolgimento di un sistema, e non è conservatorismo dire questo, che aveva immaginato appunto di trovare quel minimo comune denominatore, quelle regole, quel sistema, e diciamo che qui tutti e due avete molti più strumenti tecnici di me, ma noi l'abbiamo vissuto, che consentiva anche a chi non la pensava come, diciamo, chi aveva vinto, di poter dire la propria opinione. È semplice, capisco che è un concetto, diciamo, basico, ma se analizziamo, come è stato detto, il combinato disposto di una legge elettorale che ha già descritto Carlo e che comunque attribuisce quindi un potere relativo, aggiungo il potere del capo del governo di determinare l'agenda, di dire oh, se non fate la svelta si fa lo stesso, io la dico un po' più semplice, no? Diciamo entro 30 giorni comunque sì, cioè di determinare anche il calendario parlamentare, no? Se mettete insieme tutte queste cose e contemporaneamente la crisi vera anche sì della rappresentanza, ma ci pare a noi, lo so che dico troppe cose, noi siamo rimasti molto delusi anche dell'espressione a un certo punto pubblica da parte di un governo di dire che non importava andare a votare per un referendum, mi riferisco a quello delle trivelle. Non perché ognuno la pensa come vuole sulle trivelle, ma perché appunto
questo concetto, che non importa quanti cittadini esprimono la propria opinione, importa quanti sì e quanti no ci sono in quell'urna, ma se anche sono pochi i cittadini che votano non è rilevante. Per noi dell'ARCI, e così credo di averlo anche rispiegato e essercelo rispiegato anche con i compagni dell'ARCI che sono qui, è che appunto ci fondiamo su questo, non si può essere socio dell'ARCI, è uno dei criteri basici, quello della, non si può essere un socio individuale dell'ARCI, ci si iscrive a un circolo perché si partecipa alla vita democratica di quel circolo. Chiaramente, diciamo, non è che siamo controcorrente, questa cosa stravolge culturalmente, qui si torna all'ARCI, è un'associazione culturale, una modalità dei cittadini di stare nella politica. E quindi torna perfettamente che chi, diciamo, ha costruito i valori fondanti della democrazia, della partecipazione, dell'antifascismo, e va da sé, diciamo, con queste due parole che ho detto, abbia scelto questo. È ovvio, come è stato detto, e nella nostra associazione, che è anche più consistente dal punto di vista numerico, ma anche questa è stata molto usata, devo dirvi, nei nostri confronti. Nessuno ha mai pensato, perché non lo è stato per nessuna delle scelte storicamente l'ARCI ha fatto, che se uno, lo so, esprimeva un'opinione diversa veniva espulso. Certo, se uno lo fa in quanto dirigente dell'ARCI è un altro ragionamento, ma nella nostra associazione e sussistono sensibilità diverse, però diciamo molte cose sono state dette sull'ARCI, sull'ARCI, sulla nostra democrazia interna, su come noi ci comportiamo, e forse qualcosa, diciamo, a oggi ci verrebbe da dire, ecco, che dovremmo insegnarlo a quell'associazione della partecipazione politica che si chiamano partiti, e non mi riferisco a uno solo, ovviamente, c'è qualcuno che non ce l'ha proprio nemmeno mai avuto il partito, è entrato nella politica come, insomma, l'ascesa in campo, no, cioè, ma diciamo che questo tema della partecipazione del potere del popolo sovrano è il tema che ha convinto l'ARCI, consapevoli, e finisco, il nostro documento si chiamava, non è il documento iniziale, non è questa la migliore riforma possibile. Nessuno, nemmeno l'ANPI, ma nemmeno, vedo qui il libro del professor Zagrebeschi, che aveva portato alla commissione affari costituzionali una lunga lista di cose che si devono cambiare. Nessuno pensa che non ci sono delle cose da cambiare, ma col modo e con il contenuto con il quale si è affrontato, diciamo, la stesura di quella carta costituzionale. Oggi più che allora, forse, perché, e chiudo, che la frammentazione sociale, la complessità di questo nostro mondo, diciamo, italiano, noi ARCI la incontriamo quotidianamente, perché siamo stati nei movimenti sociali, perché incontriamo quotidianamente cittadini, perché ricostruire questa fiducia nell'istituzione è un lavoro molto, molto, molto duro oggi, perché ci sono ormai movimenti che sono partiti e si sono fondati su questo, no? Quindi voglio dire, anzi, sono quelli che vanno per la maggiore, evidentemente, ma ecco, proprio per questo, e lo dicevamo da tempo, è impensabile che non si possa affrontare queste modifiche necessarie per la funzionalità, ma non per la velocità, perché anche la velocità io la vorrò vedere nel caso che, diciamo. E quindi abbiamo fatto questa scelta. Ringraziamo appunto l'ANPI, il fronte, diciamo, di quelli, non sarà un caso, compresa la presa di posizione della CGIL di ieri, di quelli vengono chiamati corpi intermedi, cioè tutti coloro che di lavoro fanno anche quello di provare a mediare tra la gente e le istituzioni, mediare non al ribasso, di portare avanti le istanze, si stanno pronunciando in questo modo, ci sarà un motivo, perché, diciamo, di fondo si capisce che quel tipo di riforma azzera ancora di più la possibilità che noi possiamo
in qualche modo rappresentarne le istanze dei cittadini nei luoghi istituzionali. E questo fronte, diciamo, mi sembra anche si stia allargando in qualche modo rispetto all'inizio della campagna elettorale, e credo quindi che dobbiamo, quando ci sarà data la possibilità di capire la data in cui potremo esprimere, diciamo, perché c'è anche questo, ma insomma, la nostra, il nostro voto, in attesa della sentenza della Corte, in attesa sì di tante cose, però poi alla fine, come è stato detto bene all'inizio, facendo pronunciare i cittadini, organizzando iniziative di confronto anche, perché nei nostri circoli questo si fa, ma l'importante è partecipare, sapendo che questo è un referendum in cui il cuore, tra l'altro, non è, non, ecco, bravo, non c'è, il termine giuridico, che stavo dicendo, non è rilevante, non c'è, e continuare a supportare e aiutare l'AMPI, l'associazione che, appunto, che secondo noi incarna i valori rispetto a cui quella carta costituzionale, diciamo, in tutti questi anni ha letto. Ci sarà anche un motivo perché per tanti anni in qualche maniera, no? Qualcosa era stato scritto tanti anni fa, era così attuale, anzi in parte ancora da realizzeremo, e nei prossimi mesi proveremo anche a raccordarci un po' di più in una, diciamo, battaglia che non è, come è stato detto, contro il governo, è la campagna elettorale su un referendum, su un contenuto preciso che va fatta con la pacatezza. E ringrazio ancora il presidente Carlos Muralla per non aver mai raccolto, diciamo, anche tante provocazioni nel linguaggio più a volte, diciamo, con la pacatezza con la quale possiamo spiegare le nostre ragioni di fronte a una virulenza che almeno per ora, diciamo, noi nei territori non sempre, ma molto spesso abbiamo riscontrato anche in maniera direi un po' esagerata rispetto a quello che, non so, diciamo qui, però a noi è capitato. Quindi grazie di averci dato anche la possibilità di dirlo nel luogo dell'AMPI. Vedete che a volte da Firenze può venire anche qualcosa di buono. Adesso vi svelo un segreto, però se mi promettete di non dirlo in giro. Francesca e Fiorentina Do. Francesca e Fiorentina Do. Qualcun altro no, della periferia. A Napoli si dice Gaffone fuori, ma noi siamo con il terrore, però non è di Firenze. Fatta questa premessa, due osservazioni velocissime. La prima, questa, una delle, come dire, toccante, distintive di chi ha fatto questa riforma, dice è previsto finalmente uno statuto delle opposizioni in Parlamento. È vero, ma chi lo fa lo statuto delle opposizioni? Il regolamento della Camera. Cioè il regolamento della Camera, dove c'è il premio di maggioranza, tutto questo farà, si occuperà dello statuto dell'opposizione. Non dico che come quelli che stabiliscono la data del ringraziamento e lo dicono ai tacchini, ma insomma è quasi. Un altro elemento, se sentono i nostri cantanti di dirlo, è questa. Si dice, si continua a dire, che il sì alla riforma comporterà una stabilità finalmente dei governi in Italia. Allora io mi sono andato a vedere un pochino, dicono guarda questa Costituzione che fa essere instabili i governi, io non me ne sono accorto. Allora sono andato a vedere un po' la storia della nostra Repubblica. È vero, in 70 anni circa, più o meno, anno più o meno, ci sono state 60 crisi governative, 60. Ma sono andato a vedere, fammi andare a vedere quante di queste crisi sono state determinate dalle previsioni della Costituzione, cioè sfiducia delle Camere, eccetera. Sapete quante? Due. Quelle del governo Prodi, che è stato battuto due volte e si è dimesso, avendo avuto la sfiducia delle Camere. Cioè, su 60 crisi,
58 sono state extra costituzionali, extra parlamentari. Allora, ecco, io sono disponibilissimo a parlare del sì, del no, del sì con tutti. Mi piacerebbe però che i miei interlocutori non dicessero tutti. Mi piacerebbe molto. Però io comunque continuo a dire ai miei nipotini che non si dicono le bugie, però non le dicono lo stesso, però insomma non si dicono le bugie nei dibattiti. Adesso, proprio per chiarire bugie, cose eccetera eccetera, vorrei fare una domanda a Carlo, una domanda che sta sulla punta della lingua a tutti noi. Ci racconti, Carlo, che cosa veramente c'è dietro questa specie di balletto del sì, del no, venite ma non potete parlare, parlate ma non potete venire, sì ma poi alla fine decidiamo, vabbè ci troviamo io e te, come se fosse la sfida di Barletta. Non mi pare che la sfida di Barletta, a parte che è molto più giù Barletta, viene ancora più meridionale, ma non è una sfida di Barletta, è una cosa completamente diversa che coinvolge alcuni dei doveri, dei diritti fondamentali del nostro essere cittadini. Allora vorrei sapere da capo, Carlo, ma che è successo? E poi non vi auguro buona fortuna perché per la sfida di Barletta comunque l'abbiamo vinta noi. Io partirei da questo. La decisione del Comitato Nazionale dell'ANPI di schierarsi per il no è del 21 gennaio. Poi c'erano i congressi, in preparazione del congresso nazionale, e in tutti i congressi si è discusso, si è votato e questa decisione è stata confermata a larghissima maggioranza anche dal congresso nazionale, che alla fine ha votato il documento, 367 voti a favore e 3 astenuti, mi pare una maggioranza bulgara, quasi unanime. Tutto questo ha dato fastidio, perché il ragionamento di questi signori è, alla fine, se si schiera qualche costituzionalista pure illustre, ma che non ha dietro nessuno, gli contrapporremo un altro costituzionalista che dirà il contrario, però non è una cosa terrificante. Se si schiera l'ANPI, che è portatrice di valori finora rispettati e importanti, cioè quelli della Costituzione, che ha 124.000 iscritti sparpagliati in tutta l'Italia, che ha sedi dappertutto, in luoghi anche più remoti, la cosa comincia a dare fastidio. Abbiamo avuto dei segnali. Il primo è stato un articolo del signor Rondolino sull'Unità, il quale ha scritto, buono quello, il quale ha scritto un articolo in cui, che si concludeva naturalmente contro il presidente dell'ANPI, si concludeva dicendo: questo dimostra che il presidente dell'ANPI non sa nulla e che se si presentasse a un esame per la scuola elementare sarebbe bocciato. Articolo evidentemente molto garbato, ma non è questo che interessa. Interessa quello che dice Rondolino. Il fatto è che il direttore lo abbia lasciato passare. Il fatto è che mandata una lettera al direttore chiedendogli di prendere le distanze, perché non si fa così la polemica, non è una cosa. Il direttore ci ha mandato una bella lettera riservata dicendo che l'ANPI per lui era una cosa estremamente importante, ma una rettifica non l'ha voluta pubblicare. Da lì è nato nel tempo una serie di fatti. Giovani ministre che hanno detto a un certo punto si schiereranno questi, compresa l'ANPI, quindi insieme con Casa Palma, ed era un pochino forte paragonare l'ANPI a Casa Palma. Un'altra ha detto, sempre Giovanotta, ha detto alla fine quello che conta sono i veri partigiani. I veri partigiani votano sì. Va in giro per tutta l'Italia, trova un paio di vecchi partigiani che dicono voterò sì, e quelli diventano il simbolo
non contare, considerando il fatto che abbiamo discusso, abbiamo votato e viva Dio, in democrazia così si fa. Dopodiché quei due o altri avranno il diritto di pensarla come gli pare, ma rappresentano esattamente niente, perché la fotografia dei risultati del congresso è quella, solo 3 astenuti, nessuno nemmeno che ha votato contro. Allora vuol dire certamente che ci sono alcuni che pensano diversamente, che voteranno anche per il sì, ma che nell'economia complessiva dell'anno questi non rappresentano nemmeno una esigua minoranza. Allora si insiste, però, se è così, se l'Ampi non è distrutto dalle guerre intestine che continuano a presentare, bisogna distruggere l'Ampi e il suo presidente. Per cui si è passato in un crescendo. C'è un grande giornale nazionale che ha scritto in agosto un articolo su, l'ho letto dalla Grecia, 5 colonne, rimosso un dirigente dell'Ampi perché è dissidente, perché è per il sì. Era una palla gigantesca, non era vero, era un falso. È stato allora che ho chiamato la Repubblica, che mi insisteva per una Repubblica, per un'intervista, e ho detto io la do a condizione che all'interno ci sia scritto che non è vero, che si è trattato di un caso di normale avvicendamento, come è ovvio dopo un congresso, perché è noto che il congresso si azzerano tutte le cariche e dal presidente fino all'ultimo segretario vanno tutte rinnovate. E così è accaduto, in alcuni posti hanno confermato quelli di prima e in altri posti no. Tutto qui. Allora si è andati ancora più in là. Questa volta si è mobilitata, oltre che la solita unità, la quale ha ricorso di nuovo non a un metro a passare, ma di nuovo a Rondolino, il quale ha scritto un altro articolo in cui dice: presidente dell'Ampi mi sembra un bambino viziato. Ora, francamente, io porto bene i miei anni, ma che si possa considerare un bambino è un po' difficile. E perfino a questa età parlare di vizi è un po' difficile. Posso avere qualche gusto una sera, ma non è. Ma per dire che la polemica, in che modo la articolano, a questo punto è entrato in campo Libero. E Libero è andato giù senza mezzi termini. Mi ha dedicato una pagina intera su quella biografia che io ho detto a Vito prima, non farla perché sembra un necrologio. Lui racconta veramente tutte le cose, sono parecchie, che ho fatto nella mia vita, nelle biografie accessibili a chiunque, volgendole poi tutte in negativo. Per esempio, lui a un certo punto, per farvi un esempio significativo, dice: beh, Smuraglia non si può contestare il presidente che sia un vero partigiano, fra l'altro si è arruolato volontario anche nella divisione Cremona con il corpo italiano di liberazione, eccetera. Oh, uno legge questo e dice: oh, allora si era avveduto. Poi va avanti e legge quella divisione Cremona che era schierata nel Veneto, dove è successo dopo la fine della guerra, dopo la liberazione, che alcuni hanno ritenuto di non fidarsi della giustizia italiana e di farsi giustizia da sé. Hanno ammazzato, cioè un certo numero di fascisti, hanno fatto malissimo, però l'hanno fatto non si sa chi, la magistratura non ha potuto specificare. Allora cosa ha fatto qui? Dice: però in quella zona chi c'era? C'era la 28ª Brigata Gordini, comandata dal comandante Pugno, il nostro Arrigo Boldrini, a cui siamo ancora affezionati. E poi c'era la Cremona, dei reparti della Cremona, di cui faceva parte Smuraglia. Non sappiamo se era proprio lì, insieme con i suoi commilitoni assassini. In altre parole, mi dà quasi dell'assassino, insinua, e questo signore, questa volta, nonostante tutto il mio desiderio di non finire davanti alla giustizia, la querela se la becca, perché non si possono
giornale di Cortina. Però il giorno dopo lo stesso giornale dedica un articolo intero all'Unità, all'Alpi, con questo titolo: i fascisti non ci sono più, ma l'Ampi se li inventa per poter continuare a campare e godere dei contributi dello Stato. Un articolo non solo falso, perché i fascisti ci sono e come, forse a cominciare da qualcuno a loro vicino, perché i fascisti non sono solo quelli. Non sono, non sono più quelli in camicia nera. Il fascismo è anche un modo di pensare, un modo di essere, e lo si può essere anche dichiarandosi fascisti del terzo millennio o altre cose. E poi ci fa i conti in tasca e dice che l'Ampi ha un sacco di soldi perché riceve contributi dallo Stato, falsificando i dati che sono reperibili su qualunque internet. Andate a cercare il Ministero della Difesa e risulta che il Ministero della Difesa dà un contributo annuale a 45 associazioni, tra le quali c'è l'Ampi, un contributo per l'Ampi che l'anno scorso è stato, l'anno prima, di 65.000 euro, l'anno dopo 108.000, cioè una somma irrisoria rispetto alla quantità enorme di cose che facciamo e che facciamo con il nostro volontariato, eccetera, ma dicendo oltretutto che l'Ampi non ha più partigiani, non ha più diritto, eccetera, perché tutti quegli altri 45, di cui alcune associazioni della prima guerra mondiale, sono ancora vivi tutti, il Nastro Azzurro, i Reduci e così via. Insomma, una falsificazione clamorosa che è fatta ancora una volta per cercare di delegittimare un'associazione che in questo momento dà fastidio, evidentemente. È un'altra delle cose, è la ragione per la quale quando Renzi ha detto dalla Versiliana, io invito il presidente Smuraglia a un incontro, io ho pensato, dove ero, mi è giunta la notizia, è una forma scherzosa, lì non c'è la televisione, non c'è la televisione italiana, la notizia mi è stata data da un mio figlio spiritoso che mi ha mandato un messaggino in cui dice: poco momenti fa il presidente del Consiglio del Partito Democratico ti ha fatto un invito a un incontro e ha detto che alla fine vi abbraccerete. Che colpo di fortuna, papà! Ecco, io ho pensato invece, forse sta cominciando a riprendere quota in buon senso, perché c'era stata questa campagna veramente inutile, futile, sulle feste dell'Unità e l'Ampi. Sono tanti anni che nelle feste dell'Unità tradizionalmente si dà uno spazio all'Ampi, il quale in quello spazio ci fa quello che vuole, da sempre. Ovviamente, essendo l'Ampi, cioè un associatore che si rispetta e rispetta gli altri, mai facendo delle cose clamorosamente contro qualcuno, facendo la sua politica. Quest'anno nasce questa polemica: vi diamo gli spazi ma non dovete parlare del no, perché sarebbe contraddittorio, come se fosse immaginabile che noi andiamo negli spazi e poi con la gran cassa fuori diamo il no a una festa che è dichiaratamente una festa del sì. E alla fine c'è stato un dibattito, ripeto, futile, perché bastava un po' di buon senso. A Bologna l'hanno avuto, ci sono messi d'accordo, hanno consentito che l'Ampi abbia il suo spazio nel quale può mettere tutta la propaganda che vuole. Lo stesso è avvenuto a Reggio Emilia e alla fine il presidente invita. Io ho detto, siccome però io non sono l'uomo solo al comando, sono uno che risponde a regole democratiche, ho preso qualche giorno per sentire la mia segreteria dalla Grecia, li ho consultati, anche loro giustamente erano sparpagliati per le vacanze, e abbiamo detto: se c'è un segno positivo di educazione e di buon senso, dobbiamo accettarlo. E speriamo che sia così, che sia prevalga finalmente il buon senso e torniamo a quello che dovrebbe essere una campagna elettorale.
che non è fatta dai Rondolino, non è fatta da Giancarlo Berna, non è fatta da Libero, non è fatta da quelle signorine o signore che usano queste cose, queste distinzioni tra i veri e i falsi partigiani e altre cose del genere, ma è fatta di argomenti, argomenti seri e fondati. Sui quali noi accettiamo tutti i confronti che ci vengono proposti, purché siano fatti con persone educate, moderate da una persona che sa fare il moderatore e che non diano luogo quindi a soprusi, perché se no noi ci alziamo e ce ne andiamo. Tutto qua. Io quindi mi auguro seriamente che prevalga il buonsenso, che si smetta di andare in cerca di questo, di quello che la pensa diversamente, perché ve lo dico io, qualcuno che pensa diversamente da noi sul no al nostro interno c'è, ma sono quelli che sono stati fotografati con quelle tre astensioni contrarie al congresso. E ripeto, nella democrazia si fa così, si fa la conta a un certo punto, perché non si può fare diversamente. Non è come questi signori che decidono loro come si fa, come non si fa. Si fa, si discute e poi alla fine si vota. Si è votato e quindi logicamente ci aspettiamo. Abbiamo anche detto, avranno tutti diritto e libertà di pensiero e di parola. Per favore non facciano atti contrari e negativi per quello che ha deciso la stragrande maggioranza dell'Aula. E mi sembra che nel complesso così stia andando avanti da noi e anche all'Arci, dove ci sono dei dissidenti, i quali però non hanno preso. E sono contento che questa posizione l'abbia presa finalmente in modo netto e chiaro anche la CGIL, perché stava nelle cose. Se si schierano per il sì, voglio dire, le grandi società americane che provano che le nostre costruzioni sono troppo democratiche e di sinistra vanno cambiate, se si schiera per il sì entrando in campo la Confindustria, e beh, i lavoratori da che parte possono stare? E sono molto felice di pensare che questa campagna referendaria sui temi veri del dibattito, sulle questioni di merito, la faremo d'ora in poi insieme per quanto possibile e nei nostri modi, ognuno con le sue bandiere, ma con l'Arci, con la CGIL, ognuno con le sue bandiere, con le sue sfumature, con le sue idee, ma d'accordo su un punto solo: la Costituzione non si stravolge, la Costituzione si rispetta e soprattutto, se mi permettete, la vera e fondamentale conclusione, perché bisogna votare no? Bisogna votare no perché dal giorno dopo finalmente si metta a mano la Costituzione, non per cambiarla ma per attuarla. Milano, è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato senatore, è stato presidente della Commissione Lavoro della Camera, dove sono cominciati, ahimè, i mal di pancia reciproci, Carlo, lo vedi una volta stravolto, come vanno le cose malissimo, ed era così alla mano. Io chiudo per una ragione banalissima, perché quelli che sono alle nostre spalle non sono stati pagati dal sì, non credo. Però fra un po' ricominciano e quindi non riusciamo a comprendersi nemmeno.
Volevo ricordarvi soltanto sulla chiusura di Carlo, un articolo della Costituzione, veramente due, menziona l'articolo 3 per cui la Repubblica assume il suo compito di eliminare gli ostacoli che impediscono la partecipazione dei lavoratori alla formazione della politica nazionale. Se questo è fatto con il Jobs Act, allora io non ho capito nulla della Costituzione. Che è il 53, che dice che è dovere di tutti di partecipare alle spese comuni in proporzione al proprio reddito, al proprio patrimonio, insomma ai soldi che c'è. Quell'articolo 53 credo che sia uno dei desaparecidos. Se lo facessimo risuscitare pagheremmo meno e pagheremmo più. Ci dice che gli italiani vogliono una diminuzione delle tasse, noi potremmo rispondere paghiamole tutti e ne pagheremo di meno. Grazie. Grazie mille veramente a tutti, ringrazio a nome dell'ANPI, dell'ARCI, del Comitato per il No, i nostri ospiti, grazie veramente di cuore, è stata una serata veramente importante, interessante. Ringrazio il Biciporto per averci ospitati e Oliano Mancini per averci donato la fotografia del manifesto che abbiamo utilizzato per pubblicizzare l'evento. Vi ricordo che è possibile fare una piccola sottoscrizione per la campagna referendaria, ma abbiamo bisogno del contributo di tutti perché non abbiamo la stampa dalla nostra parte, purtroppo non abbiamo i mezzi che avrà il governo per promuovere la campagna così. E quindi è indispensabile l'aiuto e l'impegno di tutti voi. Grazie di cuore e... Questo è il più...